Ultima edizione di Stadio News Studio, Marco Cullà. Un punto che vale una vittoria. Il Palermo pareggia 0-0 a Cesena, ma lo fa al termine di una partita ricca di sofferenza per via di un'inferiorità numerica che ha praticamente compromesso tutta la contesa. L'espulsione di Lazar, 34esimo del primo tempo, ha tagliato le gambe alla squadra rosanero, che non ha potuto più attaccare, si è difesa e ha portato così a casa un punto che, visti i risultati delle dirette concorrenti, permette alla formazione di Iachini di mantenere il vantaggio dalla seconda e dalla terza, ma con una giornata in meno. Dicevamo di un Palermo che non ha dovuto cambiare in corsa il proprio atteggiamento. Il doppio giallo inflitto a Lazar è probabilmente severo, ma anche l'italo marocchino va rimbrottato per troppa ingenuità. Ci ha pensato il buon Enzo Maresca a prendere per mano la squadra. L'ex Sampdoria ha dominato il centrocampo, ha fatto gli straordinari e ha evitato il peggio con giocate ed esperienza. Paradossalmente i pericoli maggiori per il Rosa sono arrivati quando c'era parità numerica. Dopo l'espulsione di Lazar, il Palermo infatti ha giocato con maggiore attenzione, non ha rischiato più nulla e ha amministrato con sagacia tattica il risultato. L'allenatore del Palermo, Beppe Iachini, analizza il periodo dei rosanero e dice così: abbiamo avuto un calendario impegnativo, abbiamo giocato in trasferta contro Empoli e Cesena, colpendo anche Legno, subendo salvataggi sulla linea. La squadra comunque ha tenuto bene il campo, anche nel match di Cesena non ci girano bene gli episodi in questo momento. Il Palermo ha ottenuto il sesto risultato utile consecutivo. L'ultima sconfitta del rosanero risale allo scorso 21 dicembre in occasione del passo falso sul campo del Carpi. Da allora lo score degli uomini di Iachini è di 3 vittorie e 3 pareggi. Riprende oggi la preparazione del Palermo a Bocca di Falco in vista della prossima gara di campionato, che sarà sabato al Barbera alle ore 18 contro lo Spezia di Davis Maggia. Da valutare ulteriormente le condizioni di Barreto e Bolzoni, si spera nel recupero di Belotti. Per tutte le altre notizie, stadio.it.